Ciao amici! Dalla casa a forma di scatola che misura un metro quadro e dove si può solo sedersi, fino al monolocale costruito in Polonia, largo un metro e inserito tra due condomini che quasi si toccano. Ecco una rassegna delle case più piccole del mondo. Questa casa inganna tutte le apparenze. Si trova in Giappone ed è stata inventata da uno studio di architettura locale. Il suo creatore aveva deciso di lasciare momentaneamente lo stile serio, quindi aveva intrapreso un progetto di costruzione insolito e paradossale. Una casa che sarebbe stata esigua, vista da fuori, ma che all'interno avrebbe presentato non solo tutto il comfort necessario a una famiglia intera, ma anche eleganza e armonia. Questa casa, vicina a un fiume e a una strada, è stata costruita qualche anno fa in ben poco tempo, come puoi immaginare. La sua forma geometrica è fantasiosa, ma la colorazione è sobria, quasi triste. L'architetto ha raggiunto il suo obiettivo. Passando davanti a questo alloggio, diresti che è un tugurio, ma se ci entri, lo spettacolo è tutt'altro, come lo dimostrano le immagini. È tutto fresco, spazioso, abbagliante, caloroso e moderno. La superficie è di 55 metri quadri e ci sono due piani. La camera da letto in basso, il salotto e la cucina in alto. Una piccola sala giochi è sistemata sopra i due livelli e vi si accede con una scala. Bisogna dire che l'arredamento del posto è fatto con grande arte, visto che la sistemazione dei mobili e delle attrezzature sfrutta al meglio lo spazio disponibile. L'architetto, rimuovendo tutto il fascino della casa all'interno, dandole questo aspetto di piccolo negozio contorto, ha forse deluso degli acquirenti troppo esigenti? In ogni caso, la vena capricciosa dell'architetto non si è esaurita, visto che ha costruito altre case analoghe. Ecco una casa piccola e ambulante, creata dall'artista Jeff Smith. Quest'uomo aveva già un debole per lo stile minimalista. Amava la semplicità, ciò che è sobrio e succinto, ma un giorno ha deciso di materializzare questo gusto in modo suggestivo. Ha costruito una specie di cabina scorrevole, di colore verde mela. Composta all'esterno da tre finestre e da una giardiniera davanti, questa abitazione ha una superficie appena superiore a 2 metri quadri e contiene il minimo indispensabile. Vale a dire una doccia, un lavandino, un fornello a gas, un letto e un sistema di trattamento dei rifiuti. Jeff Smith si accontenta di questa magra attrezzatura, di cui è molto felice. Il grande vantaggio che gli offre questa casetta è quello che può viaggiare ovunque. Da un po' di tempo questa casa scorrevole è disponibile in affitto per il prezzo di $55 a notte. Ovviamente i claustrofobici non avranno premura di soggiornare in questo feretro allegro e anche per la gente comune non sarebbe molto comodo esserci. Comunque, questa casa è un'affascinante costruzione di Jeff Smith. Sei appassionato di esperienze divertenti? In questo caso saresti sicuramente stupito da questa casetta costruita da un artista polacco. Si trova a Varsavia, è così piccola che lo Stato polacco vieta di viverci sempre. Invece è possibile soggiornarci qualche giorno, tra l'altro è quello che fanno alcuni artisti quando sono di passaggio nel quartiere. Come il quartier generale dell'Ordine della Fenice in Harry Potter, questa casa è invisibile dall'esterno. È precisamente situata nell'interstizio che divide due condomini quasi adiacenti. È in questa faglia che si annida la casa più stretta, quella più scarna del mondo. Vorresti dare un'occhiata all'interno? È piccolo, ma carino e illuminato bene. La luce penetra dal tetto in plastica e si diffonde ovunque. Tutto il necessario è qui e lo stile dell'arredamento è elegante. Ma non puoi restarci troppo tempo. Il tuo corpo non è abituato a rimanere in uno spazio largo appena 1,20 m. Avrai l'impressione che le mura ti comprimano le spalle. E poi, in questa casetta quasi verticale, non cammini davvero. O sali o scendi le scale. Ma era comunque un'ottima idea quella di sfruttare il vuoto tra due condomini che non sarebbe mai servito a nulla. A Berlino, in Germania, l'architetto Bole Mensahl non è un architetto come gli altri, è profondamente idealista e pratica la sua professione di filosofo. Si interroga sull'essenza dell'architettura e sul senso profondo delle parole come domicilio, casa, zona giorno interna e si chiede quali sono i veri bisogni dell'essere umano in fatto di alloggi. Per dare forma alle sue riflessioni non ha scritto un libro, ma ha costruito una casa di 1 metro quadro. È la casa più piccola del mondo, ma dire che è una casa è un termine improprio, perché a rigor di termini è una scatola con una finestra e una porta. Ci si può sedere, ma per dormire bisogna innanzitutto inclinare questa cassa trasparente sul lato, per terra. L'obiettivo dell'architetto è ovviamente quello di suscitare un dibattito sulla progettazione che si fa di un'abitazione grande o piccola, e al riguardo produce l'effetto desiderato. È diventato famoso, anima degli atelier in cui consiglia ai debuttanti sul modo di progettare, per €300, delle case come queste. Tuttavia, è stato anche criticato. Per alcuni l'architetto è un burlone, un illuminato, e le sue creazioni a carattere filosofico sono sciocchezze assurde, ma la reputazione di Bole Mensahl non è per questo intaccata. Un'azienda, basata nell'isola di Vancouver, una provincia ad ovest del Canada, si è specializzata in creazioni originali.
delle case cubiche di un po' meno di 4 metri di lunghezza e di larghezza. Gli architetti che hanno progettato queste piccole abitazioni prefabbricate sono degli umanisti e degli ecologisti. Propongono queste case cubiche, costruite in natura, in modo da incitare le persone a vivere semplicemente. Da qui queste persone risparmierebbero denaro rispettando l'ambiente. In queste cabine si può vivere relativamente a proprio agio, possiamo viverci e arredarvi le stanze necessarie alla vita quotidiana. L'interno è campestre, rudimentale e invita al riposo. Tuttavia l'idea non incontra molto successo. Rari sono gli abitanti che desiderano davvero adottare questo stile di vita. Per abbandonare tutto, venire ad abitare in queste piccole case forestali, bisogna avere lo spirito di avventura e amare appassionatamente la solitudine e la natura. Forse questo progetto piacerà a più persone tra mezzo secolo? In ogni caso, l'attività delle casette cubiche continua il suo percorso. Elizabeth Turnbull è una giovane studentessa americana iscritta all'università. A differenza dei suoi compagni, i quali preferiscono le residenze universitarie, Elizabeth ha voluto costruire la propria casetta vicino alla scuola, nella regione della Nuova Inghilterra, negli Stati Uniti. Non manca né di volontà né di immaginazione. Ai margini di un parco costruisce la sua casetta di legno all'altezza delle sue necessità e senza l'aiuto di operai. Può redarvi da sola una cucina, una scrivania, dei water asciutti e un soppalco. Dispone di elettricità grazie all'energia solare. Molti l'hanno sostenuta, incoraggiata e le hanno anche mandato cose utili, per esempio degli isolanti termici, dei pannelli in legno, parti di illuminazione, dei materiali riciclati. Situata in un ambiente tranquillo e pieno di verde, questa abitazione modesta favorisce al contempo lo studio e il riposo, ma con tutto il tempo impiegato a costruirla, Elizabeth ha forse avuto un leggero ritardo sui suoi studi. Tuttavia, vista la sua energia inesauribile, non avrà fatto fatica a colmarlo. Ecco una studentessa molto promettente, no? Zach Griffin è un avventuriero americano appassionato di sci. Pratica questo hobby in compagnia di 4 amici. Tutti e 5 viaggiano attraverso gli Stati Uniti in cerca di zone innevate nel loro furgoncino, dotati di una cucina a legna. Un giorno, che attraversavano in Arizona il parco di Tumbleweed e le sue casette in legno, ebbero l'idea di costruire la loro propria casa che avrebbero rimorchiato con il furgoncino. Così ebbero più comfort e indipendenza nei loro viaggi. Per 7 settimane Zach, falegname di professione, così come i suoi amici, lavorarono senza sosta. Una volta in piedi, la casetta mobile misurava 10 metri quadri. Conteneva letti sovrapposti, un frigorifero, legna da ardere, un lavandino da cucina e una scaldacqua. I 5 amici sciatori erano stretti, ma era molto meglio del loro furgoncino. Tra l'altro, la promiscuità consente di sopportare meglio il freddo. Tuttavia, bisogna dire che la costruzione non si è svolta senza problemi. Un albero, il quale si era abbattuto sul piccolo sentiero, ha ritardato la fine dei lavori. Inoltre, la neve si accumulava molto velocemente e faceva spesso estremamente freddo. Per quanto riguarda la casetta, il suo difetto principale è quello che non contiene bagni. I 5 amici sono costretti a contare sull'ospitalità degli albergatori e degli amici per lavarsi. È un inconveniente irrisorio per questi sciatori che pensano e vivono solo attraverso la loro passione comune. A Londra si trova un piccolo appartamento particolare e di cui la superficie è di circa 7 metri quadri. È in vendita. Un londinese modesto e che vive da solo, in cerca di un nuovo spazio di vita, può esserne eventualmente interessato. Se visita questo appartamento lo troverà un po' vecchio e in ogni caso molto comune. Penserà che vivere in uno spazio così stretto non sarà molto piacevole. L'arredamento manca in freschezza, l'illuminazione è accettabile, ma pensa che vista la sua esiguità e la sua vetustà relativa, l'appartamento sarà almeno a buon mercato. Niente affatto. Questo appartamento supererebbe di gran lunga il suo budget e le sue supposizioni. Mentre lo valutava a $120,000, questa proprietà costa in realtà più di $300,000 e anche le richieste sono così numerose che il prezzo è salito fino a $500,000. Questo aumento eccessivo del prezzo è dovuto alla sua posizione. Infatti l'appartamento è situato davanti all'immenso e prestigioso negozio di lusso Harrods, situato a Brompton Road. Per rappresentarti la fama di questa struttura, bisogna sapere che la regina d'Inghilterra stessa sfoggia i prodotti di lusso di questo marchio. Vi vede un simbolo della nobiltà e del buon gusto britannico, ma il nostro umile acquirente londinese, che avrebbe preferito un bistrò invece di un marchio di lusso davanti al piccolo appartamento che gli piaceva proprio, è deluso da un prezzo così alto. Dovrà proseguire le sue ricerche. Tra le progettazioni di case piccole e originali, questa piccola invenzione cinese merita una bella posizione. La dobbiamo a giovani cinesi, intraprendenti, intelligenti e ambiziosi. L'immobiliare in Cina è diventato troppo costoso. Questo gruppo di giovani architetti ha deciso allora di progettare uno stile di casa che non sarebbe paragonabile a nessun altro. Sono come casette in plastica resistenti all'usura, piegate a fisarmonica e che si possono trasportare su un triciclo. La creazione è molto piaciuta al pubblico e non è sorprendente. La caratteristica più sorprendente di questa specie di conca in movimento è quella che tutti i mobili sono convertibili all'interno. Per esempio, la tavola da pranzo diventa un letto e il piano cucina in panchina dove sedersi. Questa innovazione rimane comunque troppo fantasiosa per diffondersi nella popolazione, ma per questi giovani architetti cinesi non è una ragione per scoraggiarsi.
Così finisce il nostro video, in cui hai potuto vedere alcune rassegne di case molto piccole, ma originali e piacevoli. Si spera che il video ti sia piaciuto. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!